Mister, forse il momento peggiore per incontrare una squadra è quando cambia allenatore. Peggiore per noi sicuramente, perché non sappiamo come scenderanno in campo. Per il resto, insomma, sicuramente ci metteranno più convinzione, come già si è visto in Coppa, ci metteranno più cattiveria, però qualche problema ce l'hanno sicuramente, per cui non sarà una partita facile per noi, perché non conosciamo appunto come si schiereranno, ma anche per loro, perché chiaramente non saranno collaudati. Come arriva la Giana a questo appuntamento? Con quali defezioni? Allora, dobbiamo valutare sicuramente le condizioni di Biraghi, perché ha avuto un problema alla pianta del piede ieri in allenamento e in questo momento è in forte dubbio. Non c'è Grauso perché è squalificato. Paleari, purtroppo, come sapete, rientrerà tra un bel po' di giorni, diciamo settimane. C'è qualche acciacco vario, lo stesso Marotta e lo stesso Solerio hanno avuto qualche problemino nell'allenamento di ieri. Per il resto, da questo punto di vista, insomma, qualche acciacco c'è. Per il resto il morale è buono, la prestazione che abbiamo fatto a Pavia, anzi contro il Pavia in casa, è stata ottima. E speriamo domani di fare una buona partita e di fare 3 punti, che è la cosa più importante.